I risultati delle elezioni amministrative in Turchia hanno suscitato molta soddisfazione negli ambienti dell'opposizione perché la vittoria del Partito Repubblicano del Popolo, partito di sinistra laica, è andato al di là di quelle che erano le previsioni. Ha vinto confermandosi il partito più forte nelle principali città turche, questo era già successo alle ultime elezioni amministrative, però stavolta ha rafforzato in molti casi le proprie posizioni. Poi è riuscito a vincere anche in alcune città importanti che tradizionalmente davano la maggioranza al partito di Erdogan. Quindi nel complesso il Partito Repubblicano del Popolo ha ottenuto una percentuale di voti tale che gli ha consentito di superare il partito di Erdogan. E questa è la prima volta che succede nella storia del paese. Bisogna risalire ai tempi di Ecevit per avere un Partito Repubblicano del Popolo attestato intorno a 36-38% dei voti, ma allora non esisteva il partito di Erdogan. Per quanto riguarda le ragioni che possono aver indotto la popolazione ad adeguarsi alle richieste dell'opposizione di votare per essa, innanzitutto è la situazione economica che ha giocato a sfavore di Erdogan. La situazione economica in Turchia si è aggravata in questi ultimi anni, è stata fatta una politica fino a circa un anno fa che era estremamente contraddittoria rispetto a quelle che sono le norme di una politica monetaria, vale a dire si è preferito abbassare o tenere fermo il tasso di interesse anziché alzarlo. Devo dire che nell'ultimo anno Erdogan ha affidato la guida dell'economia a un ministro molto valido, Şimşek, il quale naturalmente ha applicato una politica diversa, però questa politica ancora non ha dato i propri frutti e comunque ci sarà un lungo periodo in cui l'inflazione continuerà ad essere elevata. Quindi i motivi economici sono stati il primo. Secondo motivo che ha giocato contro Erdogan, indubbiamente il fatto che i candidati sindaci dell'opposizione si sono dimostrati complessivamente più validi e più appetibili per l'elettorato di quelli dell'AK Party, che spesso erano candidati poco noti, che è stato vero per Istanbul, è stato vero per Ankara, è stato vero per Izmir e quindi anche questo ha giocato notevolmente e infatti non a caso credo che ci sarà un po' un rimaneggiamento all'interno dell'AK Party per cambiare le posizioni di non pochi esponenti politici ritenuti responsabili di questa sconfitta. Infine, può aver giocato naturalmente una certa stanchezza nei confronti del governo, che come sappiamo è sempre quello, ormai da più di 20 anni a questa parte, quindi soprattutto le generazioni più giovani, c'erano 1 milione di nuovi elettori, potrebbe essere stata indotta a votare per l'opposizione. L'ultima ragione che può aver giocato contro Erdogan è certamente quella dell'immigrazione irregolare. Naturalmente la Turchia, anche per la sua posizione geografica, ospita vari milioni di immigrati irregolari dalla Siria, ma non solo, dall'Asia in generale, e questo ha pesato negativamente sul governo perché in Turchia poi la battaglia contro l'immigrazione irregolare è soprattutto una battaglia della sinistra democratica, a differenza di quello che avviene in altri paesi. Questa somma di motivi
motivazione, io credo, è stata quella che ha condotto a una vittoria molto significativa. Adesso dovremo vedere poi le prospettive future. Comunque Erdogan rimane in sella come presidente fino al 2028.